pensato quando ti hanno dato la notizia che Interrupt sarebbe ripartito? Ma Enrico mi ha telefonato, mi ha informato che Interrupt sarebbe ripartito. Quindi la cosa non poteva fare che farmi piacere. E quindi riflettendo sul lavoro svolto anni prima, ho pensato comunque di riflettere su quello che poteva essere l'immagine da riproporre in questa nuova versione. Mi riferisco soprattutto a Beat, che come sapete è il personaggio che affianca la presentatrice o chi per lei all'interno della trasmissione e che quindi ha, diciamo, col pubblico un rapporto empatico abbastanza forte. L'abbiamo disegnato comunque amichevole, affabile, molto simpatico e quindi ci sembrava giusto non modificarlo in maniera sostanziale, quindi lasciando, diciamo, quelle che sono le linee principali del suo design invariate. Il 3D viene utilizzato in vari campi, sia per quello che riguarda il discorso visualizzazioni e quindi la possibilità di rendere un'anteprima di quelle che sono delle strutture o comunque degli oggetti non ancora realizzati. In architettura, per esempio, nel momento in cui si vanno a progettare degli edifici, noi possiamo già visualizzare l'impatto che avranno sul paesaggio realizzando in 3D appunto le strutture e sia arredarle internamente per agevolare il discorso vendita. Non seconda è la visualizzazione scientifica in cui noi attraverso appunto il 3D riusciamo a visualizzare degli apparati o comunque delle strumentazioni o delle tecniche in grado appunto di intervenire in vari campi, da quello medico a quello scientifico in generale. Ci occupiamo anche di produzione video tradizionale. Nel 2011 abbiamo realizzato parecchie produzioni di diverso tipo, anche dei videoclip musicali. Abbiamo scelto di dotarci di due videocamere Full HD cine alta identiche proprio perché in prospettiva avevamo intenzione di sperimentare quella che è la moda, diciamo, degli ultimi tempi, cioè la visione stereoscopica. Abbiamo in mente di provare a realizzare dei prodotti che si avvalgono appunto di questa tecnologia e con l'aiuto anche del 3D che noi realizziamo in maniera digitale, realizzare qualcosa di veramente nuovo e innovativo.